Ciao Marco, 15 anni, è candidato con la lista Fratellia di Città, il protocollo su di me, sono laureato in servizio civile e da una ventina d'anni più o meno faccio il volontario nel settore del disagio grave e dello sfruttamento e mi piaceva parlare questa sera di questo tema che mi sta molto caro e anche stato l'argomento della mia tesi. Prima di iniziare, due avvisi. Non c'è Riccardo Aborini, che era presente sul volantino, perché non sta bene, è ricoverato in ospedale e porta i suoi saluti. Altra cosa, sono qui con noi Erika, che era presidente della tenda da Brano e sicuramente è referente della promozione umana della Caritas diocesana di Ancona. Sono qui in veste di tre tecnici, quindi non c'è nessun appoggio a politico, diciamo. Quindi queste sono due cose che voglio tenere ben chiare. Funziona così l'incontro, farò una piccola introduzione io, poi passerò la parola a Erika e a Simone che parleranno delle loro esperienze e anche dei loro suggerimenti su questi temi. Allora, proprio in questi giorni, cioè ieri ci è venuto il soccorso l'Istat che ha pubblicato dei dati sulla situazione della povertà in Italia. In Italia sono a 5 milioni di poveri circa, in un aumento del 7,9% rispetto al 2016 e al 3,9% rispetto al 2008. Sono 1,8 milioni di famiglie povere. In crescita di 6 decimi rispetto al 2013. Ci sono 1,1 milioni di famiglie con nessun componente lavoro. Sono 4 famiglie su 100. Quindi ci sono famiglie dove non entra nessun reddito. Anche se la situazione è parzialmente migliorata al nord, è peggiorata di molto al sud, quindi aumentano anche le diseguaglianze in questo campo. Quindi diciamo che la povertà relativa, oltre che quella assoluta, è una cosa che ci tocca molto da vicino. A volte nella società di oggi basta veramente poco per scendere sotto la soglia della povertà, basta la nascita di un figlio, una malattia, una separazione, quindi non è un discorso che è molto lontano da noi e penso che una comunità che voglia non lasciare nessuno indietro deve farsi carico, deve farsi delle domande e io non sono abituato e non ho le capacità di parlare delle cause, anche perché ne potremmo parlare all'infinito. Sono una persona un po' più concreta che pensa a cosa si può fare, no? E dalla mia esperienza ho visto che per fortuna ad Ancona, la zona di Ancona nel particolare e delle Marche in generale c'è una forte presenza del volontariato e del privato sociale. E per volontariato intendo associazioni, parrocchie, gruppi scout e quant'altro. E questo volontariato fa un grosso pezzo, fornisce dei servizi essenziali. Dall'altra parte c'è l'ente pubblico, che però, sempre
per causa che non sto qui a, a dire, c'ha sempre meno risorse per far fronte a questi casi. Il risultato è che da battitori, cioè ognuno ha per conto suo, si riesce a fare degli interventi poco incisivi. Spesso le risorse vengono distribuite a pioggia e quindi si rischia di cronicizzare questi bisogni e non risolvere le situazioni. Per farci un'idea, nel 2014 un report della Regione Marche ha quantificato in euro a quanto ammonta il valore del privato sociale, quindi quanti pasti vengono dati, quanti pernottamenti vengono forniti, quanti centri diurni, quante unità di strada, ed è venuto fuori un totale che il privato sociale apporta 4,7 milioni di euro nel 2014 alla Regione Marche, nella Regione Marche, come servizi. Questa è la cifra che spenderebbe la Regione e gli enti locali per fare quei servizi che adesso sono a carico del volontariato e delle cooperative e del privato sociale. Quindi è una presenza importante che è cresciuta nel tempo, io l'ho visto nei 20 anni, non è più gente di buona volontà, ma è gente formata, è cresciuta in professionalità, in competenze, in strutture, e un'amministrazione intelligente non può non valorizzare, non riconoscere questa cosa e non può non far sedere intorno a un tavolo, organizzare quindi dei tavoli dove chiama tutti gli attori che hanno qualcosa da dire su una tematica definita, e per attori intendo il privato sociale, l'ente locale, la sanità, le forze dell'ordine, così da mettere insieme delle risorse per fare dei progetti, ma dei progetti che ci sia una progettualità che faccia risolvere le situazioni, cioè dico risolvere e migliorare le situazioni, e non le cronicizzi, lasciando da una parte il volontariato a se stesso, le situazioni a se stesse, e dall'altra parte l'ente che fa quello che può, ma può sempre di meno. Quindi ecco, il mio desiderio, il mio sogno, che poi è anche previsto dalla legge quadro di assistenza sociale, no? Cioè assistenza sociale, non so, è scritto all'albo, sì. Che ci siano dei tavoli di concertazione da qui, dove vengono messe in mezzo ognuno alle risorse che c'ha, e badate che non parlo solo di soldi, parlo proprio delle competenze professionali che sono patrimonio delle associazioni, del volontariato che in questi anni è cresciuto, perché è dovuto crescere, perché si è dovuto fare sempre accettare nuove sfide, perché i bisogni nel tempo sono cambiati, sono evoluti, l'utenza è cambiata, e molte volte nell'esperienza mia è stato il volontariato che ha educato l'ente, ha fatto crescere l'ente, nel senso che gli ha detto guarda che questi servizi che stai dando non sono più adatti, devi cambiare perché l'utenza è cambiata. Quindi adesso vedremo concretamente dall'esperienza loro quello che succede sul campo, quello che vivono tutti i giorni sul campo, Erika con la tenda, che è l'associazione e il volontariato di Falconara, presenza fissa presenza di Mora, e di Simone è per la Caritas. Poi faremo a concludere a Francesco e poi naturalmente ne parleremo insieme. Grazie. Ringrazio Marco dell'invito e della fiducia. E io mi presento, sono Erika Manuali, presidente della tenda Labramo di Falconara dal 2012. Per chi non conosce la tenda, brevemente, la tenda è un'associazione di volontariato nata nel lontano 1990, è nata dal basso perché è nata dai cittadini di Falconara che hanno letto un bisogno del territorio, c'erano delle persone, essendo Falconara una zona di passaggio, delle persone che dormivano in spiaggia e
hanno pensato di creare appunto una struttura di prima accoglienza. Inizialmente questa struttura era in pieno centro a Falconara, una piccola casa su cui si pagava anche l'affitto, e anche gli ospiti erano anche di meno il numero di ospiti che poteva accogliere. E dal 2000 poi si è spostata in via Flaminia, ci avete presente vicino alla stazione di Falconara, e grazie alla curia che ha donato in comodato d'uso la struttura, la casa, una palazzina su tre piani, una casa molto più grande, e ospitiamo 13 uomini e 3 donne. E le persone che vengono stanno per 10 giorni consecutivi, fanno 10 notti e poi possono ripresentarsi dopo 3 mesi. Continua ad essere è un'associazione di volontariato, per cui tutto il servizio è dato dal volontariato, siamo in tanti, circa 250-260, che non bastano mai. Questo perché la struttura è aperta tutti i giorni, siamo chiusi solo ad agosto e diamo un servizio notturno, la sera le persone cenano e la possibilità di cambiarsi e vanno a dormire. Oltre a questa struttura le persone possono, abbiamo una seconda accoglienza, la chiamiamo, nel senso che quelle persone che magari hanno la possibilità di uscire dalla strada attraverso trovano un lavoro oppure dei percorsi reali di inserimento sociale, possono rimanere anche più di questi 10 giorni consecutive, anche fino a 30-40 giorni. Per poi abbiamo un piccolo appartamento che lo chiamiamo una terza accoglienza, che sta a Castel Ferretti, un appartamento molto piccolo, ospita 1 o 2 persone, dove appunto vanno quelle persone che hanno già avuto un prolungamento in tenda, magari hanno trovato un lavoro e hanno bisogno di tempo per poi mettersi da parte gli stipendi per pagarsi la vita. Questa casa, quando c'erano ancora al lavoro, veniva appunto data principalmente a chi lavorava, a chi trovava un lavoro. Le persone stavano 3-4 mesi, chiave in mano, quindi la persona ci dovevamo affidare perché non è riuscita da volontario, ecco, i volontari vanno molto poco a controllare. E negli ultimi 10 anni, con la crisi e tutto, abbiamo più ospitato ragazzi rifugiati politici e richiedenti asilo, quindi quei ragazzi che entrano in quelle strutture di accoglienza appena sbarcano nella Lampedusa piuttosto che in altri porti, e vengono accolti in queste strutture del territorio, dove stanno fino a che non hanno la risposta della loro domanda di richiesta di asilo, nel senso che se la domanda che loro del documento di richiesta di asilo rispondono negativamente, quindi non viene concesso il permesso di soggiorno per motivi umanitari piuttosto che l'asilo politico, devono uscire da queste strutture e quindi diventano anche loro persone di strada, persone senza dimora, che non hanno più nessun tipo di assistenza. Dal punto di vista legale poi possono fare ricorso per prendere questi documenti. E quindi anche loro possono entrare in tenda siccome abbiamo visto che tra le persone senza dimora sono quelle più autonome, che hanno maggiore autonomia, abbiamo accolti diversi in questa casa di Castelferretti. Sono ragazzi che magari hanno iniziato dei percorsi lavorativi, dei tirocini lavorativi, borse lavoro,
perché poi la tenda insieme ad altre associazioni del territorio, tra cui la Caritas e anche la Free Woman, aderisce a dei progetti di rete che prevedono risorse come borse lavoro, corsi di formazione e quant'altro. Per cui adesso questa casa viene usata soprattutto per questi ragazzi che logicamente non riescono in poco tempo a rendersi autonomi e quindi i tempi poi di permanenza si allungano e anche appunto l'assistenza, anche l'associazione da tutto quello che ecco, di cui hanno bisogno. Alcuni dati che Marco mi chiedeva di portare anche alcuni dati dell'associazione, in tenda noi facciamo il bilancio ogni anno dove raccogliamo un po' le statistiche degli ospiti, facciamo 400 accoglienze all'anno, purtroppo sono sempre in aumento, la casa purtroppo è sempre piena. I posti che più frequentemente sono liberi magari sono i posti per le donne, perché abbiamo visto che il fenomeno è più maschile che è femminile. Per cui 400 accoglienze all'anno, dal 90 siamo arrivati a 12.400 accoglienze. La tenda economicamente va avanti con finanziamenti offerte, il finanziamento più alto 5 per 1000. E dei piccoli finanziamenti pubblici grazie a appunto la presenza del volontariato la tenda ci costa sui dai 25 a 30 mila euro all'anno. Un salto di qualità importante che ha fatto l'associazione è stato nel 2006 quando ha avviato un progetto di rete che prevede la presenza di un unico operatore pagato part-time, un progetto che è stato avviato in rete con la Caritas e la Associazione Santissima Annunziata, inizialmente c'era anche la mensa qui di Padre Guido. È un progetto importante, una di quelle buone prassi che funzionano, a mio avviso, perché ancora resiste. E grazie a questo progetto prevede appunto due operatori, di cui uno per la tenda e uno per la Caritas, che appunto seguono diciamo, le prese in carico di quei soggetti che riescono ad uscire dalla strada e ad avviare dei percorsi veri di inserimento. All'incirca ogni anno l'operatore ci segue dai 50 ai 60 casi e ecco, è stato sicuramente un progetto che con la tenda riesce a sostenere attraverso poi altri finanziamenti, progetti del centro servizi di volontariato piuttosto che finanziamenti della CA di Verona e quant'altro. Un altro finanziamento e di pari passo appunto con questo progetto la tenda insieme alla Caritas e a Riccardo che sempre sostiene il lavoro della tenda comunque di questo settore qui ha avviato nel 2006 ha portato il tema di licenza dimora alla regione. Perché come diceva Marco su questo tema appunto chi si spende di più è appunto il volontariato, anche perché i nostri ospiti non entrano nei percorsi standard dell'ente locale, non avendo più contatti con la propria famiglia, non avendo più residenza famosa comunale. Per cui se si rivolgono al comune non possono soffrire nessun tipo di bando, di servizio, per cui molto spesso ecco, gli enti locali, il comune, li orientano nelle strutture di prima accoglienza e finisce l'intervento. Nel 2006 appunto la tenda con la Caritas ha portato
questa situazione alla Regione con i dati in mano, affinché almeno ecco, la Regione come ente locale si prendesse ecco, l'attenzione rispetto a questo tema. Ed è stato istituito un tavolo regionale di estrema povertà. Questo nel 2006. In questo tavolo fanno parte tutti i rappresentanti del territorio, sia pubblici che privati, nel senso che c'è un rappresentante per provincia del volontariato, rappresentante delle cooperative sociali, degli ambiti, la Caritas, e fino a poco tempo fa c'era anche la figura politica, c'era anche l'assessore e il dirigente e la funzionaria delle politiche sociali. Con l'istituzione di questo tavolo la Regione ha anche erogato dei finanziamenti e quindi si è partito, mi sembra, con 100.000 euro per arrivare a 400.000 euro nel 2009. Nel 2009 c'è stato questo aumento di finanziamenti anche perché è stata anche allargata la fascia di utenza, cioè questo tavolo non si occupa più solo dell'estrema povertà ma anche della cosiddetta povertà relativa, cioè quelle persone che magari sono di lì per scendere nella povertà estrema. E, con questi finanziamenti il tavolo ha buttato giù anche delle linee guida da adottare, dei criteri da seguire per utilizzare questi fondi, e uno dei criteri diciamo, importanti è stato quello appunto del lavoro di rete, per cui in ogni provincia si sono avviati dei progetti di rete appunto a favore dell'estrema povertà. Qui nel nostro territorio, Falconata Ancona, con questi finanziamenti appunto sono stati finanziati finanziatori operatori di rete, è nato il centro di onno per i senza dimora gestito poi dalla Santissima Annunziata, abbiamo fatto una formazione congiunta su questi temi con il pubblico e il privato insieme. Tutto questo però è finito nel 2014, ecco, quando con la crisi anche rispetto a questo settore i soldi non ci sono più. Noi come coloro che hanno un po' avviato questo percorso abbiamo insistito affinché il tavolo continuasse comunque ad esserci al di là dei soldi, perché comunque il problema esiste, la rete deve continuare comunque a operare con difficoltà, nel senso che se non siamo noi, come diceva Marco, a sollecitare questo tavolo magari non si fa, e devo dire che ultimamente tanto, è più di un anno che non ci si vede. Dopo ecco, questi finanziamenti sono arrivati adesso dei finanziamenti europei attraverso appunto dei fondi europei, quindi la Regione quando ci ha convocato nell'ultimo tavolo ci ha fatto ecco, appunto presente che poi tra questi finanziamenti europei previsti per la povertà relativa e assoluta, quindi sia per i residenti che non, c'è un piccolo finanziamento anche per l'estrema povertà. Questo grazie anche alla pressione magari della Federazione Nazionale per i Senza Dimora, che è una federazione nazionale che lavora con il Ministero affinché si occupi anche della povertà estrema. Purtroppo su alcune cose si è un po' tornati indietro con questi finanziamenti, nel senso che sono finanziamenti centralizzati che vengono dallo Stato, è lo Stato che decide anche i criteri, e ad esempio ecco, si è tornati indietro nel senso che questi finanziamenti devono essere la maggior parte utilizzati per beni di prima necessità, cose che magari qui da noi il volontariato o comunque l'ente locale poteva continuare a fare. Invece come tavolo abbiamo sempre
cercato di fare in modo che i finanziamenti nuovi fossero per i servizi nuovi, non per cose già in essere. Come territorio di Ancona è stato presentato un progetto di housing foster, seguendo delle linee guida nazionali senza dimora, praticamente che consiste nell'accogliere gli ospiti direttamente, metterli negli appartamenti piuttosto che farli girare nelle strutture di accoglienza. In questi appartamenti poi c'è un operatore H24 che poi gestire un po' l'appartamento. Ancora è più di un anno che devono arrivare questi fondi, ci siamo visti più di un anno fa e dicono che siamo in procinto, che sono in procinto di arrivare, che sono arrivati e ci dobbiamo incontrare, però ancora siamo fermi. No, alcune, Marco mi chiedeva buone prassi e criticità su questo tema. Sicuramente, come ho detto prima, il discorso del progetto di rete, la tenda dal 2006 mantiene questa rete, questo progetto con la Caritas, e devo dire che fra i vari tavoli è quello che porta più frutti in termini di proprio risultati, perché attraverso la collaborazione costante noi riusciamo a far uscire dalla strada diversi ragazzi. L'operatore della tenda si incontra con l'equipe della Caritas, con gli operatori settimanalmente, questo per far capire concretamente questa rete come si fa, condividono i percorsi e si mettono insieme le risorse, quindi magari alcuni ospiti, persone seguite dalla Caritas vengono in tenda un periodo, li conosciamo anche noi, diamo anche la nostra valutazione e poi dopo vanno magari nella struttura di seconda accoglienza della Caritas, così come si attiviamo insieme borse lavoro e borse di formazione. Quindi sicuramente questa è una prassi che negli anni ha portato dei ottimi risultati. Poi l'operatore di rete, un'altra rete che l'operatore ha costruito sono con gli enti sanitari, l'ente pubblico, perché comunque le persone che noi seguiamo magari spesso hanno bisogno di assistenza sanitaria piuttosto che di andare in comune, e se ci va accompagnato da un assistente sociale ha più voce, viene più ascoltato, e quindi da quando abbiamo questi operatori anche l'ente pubblico, il comune piuttosto che il dipartimento delle dipendenze patologico di salute mentale si prende carico e mette qualcosa, mettono le loro risorse. Quello che ancora manca è tutto magari rispetto ai senza dimora. Tutti quei casi noi li chiamiamo a bassa soglia, cioè quei casi che purtroppo non riescono a seguire i percorsi standard delle strutture d'accoglienza perché sono così compromessi, sono così disagi, così grossi e complessi che non riescono a stare magari alle regole delle nostre strutture piuttosto che prendere l'appuntamento in Caritas, e quindi hanno bisogno di un aggancio magari diverso, una professionalità nuova. E quindi anche delle risorse nuove. Negli ultimi anni sono nati anche servizi da parte delle strutture nuove nel territorio, si sono potenziate alcune, ma sono nate anche le strutture di prima accoglienza, la Sirigaia, Agliesi, l'Unità di Strada di Falconara. Ecco, riflettevo oggi preparando l'intervento che magari c'è bisogno di, rispetto a tutti questi servizi creati, di potenziare questa rete, perché si sono creati di nuovi servizi così senza un confronto magari con chi già ci lavora e non ci si vede per condividere la lettura del territorio, gli interventi,
quindi sicuramente la rete che è mai consolidata, radicata magari con la Caritas, andrebbe ancora di più condivisa con tutti gli altri soggetti, anche perché il fenomeno di senza dimora è un fenomeno trasversale, toccano tutti, quindi proprio il modello di rete, proprio il modello di intervento e di aiuto al fenomeno delle persone. E mi concludo qui perché sennò... Allora, ringrazio anch'io per l'invito e per l'occasione, per questa occasione che ci è data per riflettere insieme. Questo è un po' il modo con cui voglio affrontare questa chiacchierata. Ho alcune pennellate perché l'ora è quella che è, che gli interventi già ci sono stati ed è difficile dare, oltre a alcune pennellate, una materia così vasta, una materia così importante e centrale oggi all'interno della politica, purtroppo sempre più invece emarginata, come succede alle persone di cui ci occupiamo. Dico due pennellate perché poi magari se ci sono dei temi che volete li possiamo approfondire sia questa sera poi con delle domande o successivamente se ci fosse bisogno, con molto piacere. Allora, mi chiamo Simone Breccia, sono un po' con diversi cappelli. Quello che stasera porto in maniera un po' più chiara è quello della Caritas diocesana, che diceva promozione umana. Poi nel volantino c'era scritto referente del welfare e delle politiche sociali. E anche per me, tanto la paga è sempre una, ce ne vediamo tutti. Sono a differenza di Erika, che è una presidente dell'associazione del volontariato, una volontaria, io sono un operatore a tempo pieno ormai da 15 anni che faccio questo di lavoro per il privato sociale. Riprendo un po' quello che diceva Marco all'inizio, perché il privato sociale ha investito molto in questo ambito. Privato sociale, il privato che mi appartiene, che è quello della Caritas diocesana e anche regionale, per cui rivesto determinati ruoli, nel territorio di Ancona ha una declinazione, che è un'associazione, è stata richiamata da Erika alcune volte, si chiama Associazione Santissima Annunziata, qui vedete un po' di bilanci sociali, che poi lascio a Francesco così se li può studiare, se gli rimangono dei giorni o dei minuti dentro questa intensa campagna, per alcune cose ve le dirò. L'Associazione Santissima Annunziata è il braccio operativo della Caritas. Ad Ancona questo braccio operativo si esplica in tre realtà, che sono il Centro Giovanni Paolo II, che si trova in via Podesti. Francesco, quando era giovane, veniva a sporzionare il cibo. Tanti anni fa, ormai 10 anni. Poi abbiamo su alla fine della salita il centro Ferretti, dove c'era una volta il convento dei frati di San Giovanni Battista, e poi l'Emporio della Solidarietà, che si trova in via Veneto, più o meno all'altezza degli spogliatoi dell'ingresso del palazzetto dello sport, per chi è pratico d'Ancona. Da quest'anno l'associazione si occupa anche di un emporio analogo che è sul territorio di Osimo. Spiego queste cose per dare anche una dimensione economica leggermente diversa da quella della tenda. L'Associazione Santissima Annunziata ha un bilancio sociale annuo di 600.000 euro, tra i 600 e i 700.000 euro, ha 10-11 operatori che lavorano part-time, qualcuno a tempo pieno come me, e quindi c'è un investimento di un certo rilievo con una direzione. Questa direzione è quella che richiama un po' il mio ruolo di referente della promozione umana, cioè la Caritas, l'associazione fanno questi interventi con una attenzione, che è quella del passare dall'assistenza alla promozione umana. Per noi questo è un aspetto fondamentale,
un aspetto che condivido con piacere, ma non perché il nostro ruolo è un ruolo di tecnici, no? Ci diceva Marco inizialmente, ma nel contributo a un'altra idea di città, un'altra idea di città che viene richiamata da questa lista, è un'idea che deve, secondo me, lo dico senza, quando parlo molto francamente, deve andare verso la promozione delle persone, non tanto l'assistenza, non tanto dare delle cose o dei servizi. E su questo farò poi un riferimento proprio anche sul tema dei servizi. Tutto quello che ha detto Erika è giusto, sottoscritto, anche perché è stato ampiamente condiviso nel corso di questi anni, però noi siamo chiamati anche a generare un welfare diverso. Non possiamo accontentarci del welfare che abbiamo adesso e su questo dobbiamo fare delle proposte come volontari, come cittadini, perché il mondo che abbiamo davanti è un mondo che è basato solo sull'aspetto economico e anche il welfare ha questa dimensione economica. Erika, giustamente anche lei è passata molto velocemente, quando noi parliamo del problema, già un errore ma lo faccio per andare veloce, del fenomeno dei senza dimora, il fenomeno dei senza dimora, fatto salvo la difficoltà, la fragilità delle persone che si trovano in quella situazione, è un fenomeno prettamente economico come scarto della società, perché quella persona diventa un costo e il comune, no, quello ancora che da questo punto di vista qui è uno dei più attenti nel territorio che abbiamo incontro, il comune ti toglie la residenza, perché togliendoti la residenza si scaricano alcuni costi. Questo è quello che succede. Perdendo la residenza, la persona si trova senza diritti amministrativi, burocratici, ma anche sanitari. Questo, ripeto, pennellata, poi andiamo eventualmente, se c'è bisogno, successivamente ad approfondire. Quindi, questo aspetto, noi ce lo dobbiamo dire perché hanno delle proposte diverse. Rimango su questo tema del welfare e dei servizi perché è un tema talmente fresco e vivo che non possiamo non citare, ad esempio, sul discorso dei servizi, adesso tutto questo grosso discorso che c'è sul discorso del reddito di cittadinanza. Allora, su questa bisogna prendere posizione su questi temi. Abbiamo anche che comuni medio piccoli come quello di Castelfidardo, qui vicino, hanno fatto delle scelte di questo genere. Io ve lo dico, io non sono a favore del reddito di cittadinanza, ma non perché lo propone una forza politica o un'altra forza politica, ma proprio per il discorso che facevamo prima. Se noi vogliamo andare dall'assistenza alla promozione, noi dobbiamo creare delle condizioni per cui i cittadini non abbiano per carità o per assistenza dallo Stato quello che è giusto e non lo abbiano in maniera indiscriminata a pioggia, richiamo quello che diceva all'inizio anche Marco. Allora, piuttosto, guardando anche quello che c'è nel territorio europeo, se uno fa un piccolo studio sul tema, sulle forme dei redditi di inserimento, il reddito che va ad accompagnare una situazione di fragilità di un nucleo familiare, di una persona, deve essere sempre assolutamente legato ad un'altra parola, che è, non in questo caso la promozione, ma l'inserimento o l'inclusione. In Italia forse non tutti ce lo ricordiamo, l'Italia è stato insieme alla Grecia l'ultimo paese della comunità europea ad avere una forma di reddito minimo per i cittadini. Abbiamo fatto in maniera sperimentale nel 2016 con il SIA, qualcuno forse ha sentito queste parole, il sistema di inclusione attiva, e adesso in maniera più universale, non ancora universale, però più ufficiale, con una direzione che dovrebbe essere universale, con il reddito di inclusione, il REI, che è una misura completamente diversa dal reddito di cittadinanza, sia nella misura
perché economicamente non dà la stessa cifra alle persone, ma è legata ed è assolutamente saldata con l'inclusione sociale, cioè prevede che le persone che sono destinatarie dell'intervento abbiano poi dei percorsi di inclusione in assoluta dialogo tra la persona, i servizi pubblici e i servizi privati del territorio, perché questo è un po' uno slogan che ci diciamo, però è la realtà: nessuno da solo salva qualcun altro, se lo facciamo insieme si riesce a creare veramente una rete. Per questo il tema del reddito di inclusione, che in realtà si voleva chiamare reddito di inclusione sociale, ma poi i governi vanno in direzioni opposte, è un tema che è stato caro a quella che in Italia è l'alleanza contro le povertà, che è un esempio secondo me molto valido da perseguire sia sul territorio nazionale che sul territorio regionale, dove adesso tra le altre cose dico anche il cappello del referente dell'alleanza contro le povertà nelle Marche. Quello non l'hai scritto perché non te l'ho detto, non mi ricordavo neanche. No, nel senso, ti dico, l'alleanza contro la povertà è proprio un esempio, secondo me molto calzante, di come deve lavorare la nostra società, perché dentro l'alleanza contro la povertà ci sono i sindacati, c'è la Caritas, ci sono le cooperative, ci sono anche i comuni, a livello nazionale c'è l'ANCI. Allora, il pubblico sta subendo nel corso, questo l'abbiamo visto, prima Erika l'ha tratteggiato, una schizofrenia assoluta, perché le risorse negli ultimi 15 anni hanno cambiato la destinazione completamente, perché le risorse vengono dallo Stato, non vengono più dai comuni. Questo perché ci rifà bene lo Stato, chi fa il povero consigliere comunale o assessore o sindaco, se trova tutti gli strali della cittadinanza, poi in realtà il contributo te lo danno dall'altra parte. Queste sono le manovre che sono cambiate negli ultimi 15 anni. Però non è che ci possiamo arrendere a questo, adesso non devo continuare su queste cose, dobbiamo però generare, ripeto, con le altre organizzazioni una rete, un'alleanza che permetta di affrontare le cose insieme. Mi permetto di dire altre due cose, poi penso che posso cominciare a star zitto. Una cosa importante per noi come Caritas e come Annunziata è stata sempre quella di avere il desiderio, la tensione di non creare delle realtà che siano fisse, delle realtà che siano rigide. Uno dei temi forti è quello che l'associazionismo, il privato, ha la possibilità di intervenire in maniera più libera, più immediata di fronte ai bisogni. Può cogliere un bisogno, può leggere un bisogno, può osservare un bisogno ed intervenire con tempi estremamente più rapidi di un ente pubblico, perché l'ente pubblico ha delle regole, ha delle normative. Il privato invece, proprio per questo, come diceva Marco, ha questa viene da dire freschezza in più. Ma per mantenere la freschezza, perché altrimenti tu dopo 3 anni che ti occupi, devi avere la mentalità di non cristallizzarti su quello che fai, perché altrimenti per 10 anni farei solo quello. E la realtà ci dice che nonostante le povertà sono le stesse da 5.000 anni, 2.000 anni, la mancanza di casa, la mancanza di lavoro, la mancanza d'affetto, sono sempre le stesse. Cambiano però le facce con cui si ricreano. Nonostante questo, il bisogno è quello di saperle interpretare, di dargli delle risposte in forme che siano adeguate ai tempi. Oggi, adesso non entro in questo tema, ad esempio, non è nell'agenda di una elezione amministrativa, ma il tema dei migranti è un tema
su cui si potrebbe cominciare a fare un discorso che non finisce più. Ma a parlare di migranti oggi è uguale a parlare 10 anni fa dei migranti? Uguale a parlare di 3 anni fa? Oggi un migrante che è arrivato in Italia senza i flussi che sono chiusi da diversi anni e quindi in maniera, tra virgolette, irregolare, come si guarda rispetto allo specchio, rispetto a un migrante che è arrivato 10 anni fa? Possiamo trattare i migranti tutti alla stessa maniera? Allora, è necessario, per questo motivo, essere flessibili, essere adeguati ai tempi e ai bisogni. Finisco con due sottolineature, un po' anche, intanto torna il ruolo Caritas, mi perdonerete, ma tanto. Rispetto al discorso dei servizi, secondo me è stata molto importante come riflessione, quindi la condivido con voi, la sollecitazione che ci ha fatto Papa Francesco. Papa Francesco parla molto al mondo, e non solo al mondo cristiano o cattolico, parla in maniera e arriva un po' dappertutto. Quindi sono un paio di linee che vi volevo lasciare, proprio perché secondo me sono utili alla discussione, al dibattito, alla serata. La prima viene dalla giornata mondiale dei poveri. Quest'anno, 2017, a novembre, c'è stata la prima giornata mondiale dei poveri. Forse non tutti lo sanno, più disattenti, cioè, giornata mondiale contro la povertà c'è da X anni, quindi un ventennio, ed è la giornata che si celebra a ottobre. Ma è la giornata mondiale contro la povertà, pensata a livello mondiale per affrontare la povertà nel mondo. Non è pensata perché si immaginava che fosse la povertà, poi noi la utilizziamo come associazioni, no? Per fare la notte della solidarietà, degli homeless, tutto quanto. In realtà era pensata per la povertà nel mondo. Il Papa ci dice, attenzione, il tema non è la povertà, il tema è il povero, è la persona. Il tema non sono i servizi, il tema è l'incontro, la relazione con le persone. Allora, questo passaggio che adesso vi leggo è secondo me molto molto indicativo, legato al discorso che facevamo, proprio di generare un welfare diverso, che non è un welfare fatto di servizi, ma fatto di attenzione alle persone, fatto di vicinanza alle persone. E il Papa dice, invito la Chiesa intera, gli uomini e le donne di buona volontà, a tenere fisso lo sguardo su quanti tendono le loro mani gridando aiuto e chiedendo la nostra solidarietà. Sono nostri fratelli e sorelle, e questa giornata intende stimolare in primo luogo i credenti, perché reagiscono alla cultura dello scarto e dello spreco, facendo propria la cultura dell'incontro. Al tempo stesso l'invito è rivolto a tutti, indipendentemente dall'appartenenza religiosa, perché si aprano alla condivisione con i poveri in ogni forma di solidarietà, come segno concreto di fratellanza. Cioè, secondo me qui proprio non c'è da interpretare, cioè, la linea è chiara, non c'è bisogno di servizi, non c'è bisogno di tanti giri di parole, c'è bisogno di, per chi crede, interpretare in un modo questo servizio, per chi ha uno spirito di solidarietà e di fratellanza, di metterlo in pratica attraverso la condivisione. Finisco, perché questo mi era stato sollecitato, invece quest'altro mi viene da me. Questo Papa non si è accontentato, ha fatto un'esortazione apostolica, forse a voi vi dice poco questo termine, però l'esortazione apostolica è quando il Papa invita, sulla linea continuità con gli apostoli, la Chiesa ad andare in alcune direzioni. Questa esortazione apostolica è uscita il mese scorso, si chiama Gaudete ed Exultate, ed è l'esortazione apostolica che sentirete, magari in qualche modo, che richiama il tema della santità. No? E la chiamata alla santità, che non è una chiamata fatta per Simone, ma è una chiamata fatta per tutti. Tutti siamo chiamati alla santità, come tutti siamo chiamati alla carità e alla solidarietà. E qui io vi cito proprio due velocissimi punti di questo tema, perché ripeto, secondo me fanno parte di quello che è l'impegno
Quando incontro una persona che dorme alle intemperie in una notte fredda, posso sentire che questo è un fagotto, è un imprevisto che mi intralcia, un delinquente ozioso, un ostacolo sul mio cammino, un pungiglione molesto per la mia coscienza, un problema che devono risolvere i politici e forse anche un'immondizia che sporca lo spazio pubblico. Ma nocivo e ideologico è anche l'errore di quanti vivono diffidando dell'impegno sociale degli altri, considerandolo qualcosa di superficiale, di mondano, secolarizzato, immanentista, comunista, populista, o lo relativizzano come se ci fossero altre cose più importanti, o come se interessasse loro solo una determinata etica o una ragione che essi difendono. Spesso si sente dire che di fronte al relativismo e ai limiti del mondo attuale sarebbe un tema marginale, per esempio, la situazione dei migranti. Alcuni cattolici affermano, ad esempio, che è un tema secondario rispetto ai temi seri della bioetica. Che dica queste cose un politico preoccupato per i suoi successi si può comprendere, ma non un cristiano, a cui si addice solo l'atteggiamento di mettersi nei panni di quel fratello che rischia la vita per dare un futuro etico. Io credo che quando noi abbiamo un indirizzo del genere abbiamo molte più convergenze per generare qualcosa, perché solo dalle convergenze si genera, altrimenti rimaniamo ognuno nelle nostre idee, e se vogliamo generare chiaramente dobbiamo trovare dei terreni comuni. Vi ringrazio, poi se ci sono domande...